Nel video di oggi andremo a parlare del tier model e Active Directory, perché è vero che la rete va protetta, ma molte volte ci si dimentica del sistema operativo, il server, che è proprio il cuore del sistema, e vi dovete ricordare che moltissimi attacchi vengono fatti via email, quindi con il phishing. Quindi se i computer hanno tutti i privilegi di amministratore, come ben sai, succede che te clicchi e si è spacciato, perché una volta che ho preso il password di amministratore o in ambienti Windows, in ambienti Linux root, ho il pieno accesso al sistema operativo, quindi o ai sistemi operativi o ai server. Quindi è fondamentale capire che cos'è il tier model e come si può implementare per dare ancora più sicurezza alla rete, perché gli attacchi di oggi sono fatti in modo per indurre gli utenti a cliccare. Le ultime statistiche parlavano che moltissimi attacchi, anche più sofisticati, vengono fatti via phishing, che sia un file Word, per esempio, con un exploit, che ti apri il file Word e ti lancia un'applicazione, oppure ti scarica un link. Quindi dobbiamo capire come funziona. Oggi parleremo di un argomento fondamentale per chi lavora con la sicurezza informatica e la gestione delle reti, Active Directory Tier Model. Questo modello è un approccio strategico per proteggere l'infrastruttura IT, in particolare gli ambienti Windows. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Che cos'è Active Directory? Prima di entrare nei dettagli del Tier Model, vediamo brevemente cos'è Active Directory. Active Directory, o AD, è un servizio di directory sviluppato da Microsoft per i domini Windows. Viene utilizzato per gestire utenti, computer e altri oggetti all'interno della rete. AD è essenziale per le reti aziendali perché centralizza la gestione della sicurezza e delle risorse. Se vuoi approfondire Active Directory, ho creato un video in 10 lezioni che troverai alla fine di questo video. Tier Model è una strategia di difesa in profondità che suddivide le risorse e i privilegi in 3 livelli separati. Questo aiuta a limitare l'accesso e a ridurre la superficie di attacco in caso di compromissione. Tier 0, che è in cima alla piramide, è il livello più alto e critico, include i componenti essenziali per il funzionamento dell'infrastruttura IT, come ad esempio il controller di dominio, server di autenticazione, server delle chiavi, eccetera eccetera. Gli amministratori Tier 0 hanno accesso completo e privilegi illimitati, quindi è cruciale proteggere questi account e dispositivi. Tier 1 è alla metà della piramide. Tier 1 include servizi che supportano applicazioni aziendali e servizi che gli utenti finali utilizzano quotidianamente, come ad esempio server di posta elettronica, server database, server di applicazione, eccetera. Gli amministratori Tier 1 hanno privilegi elevati, ma non totali, limitati ai server di quel livello specifico. Alla base della piramide abbiamo Tier 2, Workstation e Devices. Il Tier 2 è il livello più basso e include le workstation degli utenti e altri dispositivi endpoint, come computer, desktop, laptop, dispositivi mobili, eccetera. Gli amministratori di Tier 2 possono gestire solo i dispositivi di questo livello e non hanno accesso ai server e servizi critici. Perché è importante? Il Tier Model aiuta a ridurre il rischio di attacchi, ad esempio pass the hash e pass the ticket, che possono propagarsi rapidamente se gli account amministrativi non sono segregati correttamente. Implementando questo modello, le organizzazioni possono proteggere meglio le loro risorse critiche e minimizzare l'impatto di eventuali violazioni. Implementazione del modello Tier. Implementare il Tier Model richiede una pianificazione attenta e un'analisi approfondita dell'infrastruttura. Ed ecco alcuni passi fondamentali. Inventario delle risorse, identificare tutti i componenti e servizi della vostra rete, classificazione dei livelli, assegnare ogni componente al livello appropriato. Segregazione degli account, creare account amministrativi separati per ogni livello. Policy di sicurezza, definire e implementare policy di sicurezza specifiche per ogni livello. Monitoraggio continuo, monitorare l'accesso e le attività su tutti i livelli per rilevare eventuali anomalie. E con questo è tutto per oggi. Spero che questo video vi abbia aiutato a comprendere meglio Active Directory Tier Model e la sua importanza per la sicurezza di rete. Se avete domande o suggerimenti, lasciate un commento qui sotto e non dimenticate di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per altri contenuti sulla sicurezza informatica e la gestione delle reti. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.